già 6 euro della Vitalia, appunto, sì, detto in Germania, il sale. Allora, io posso dire, cominciamo dal capo, Amadeus, è riuscito a mettere spettacolo, cultura, riflessione. Per quei pochissimi che forse non hanno ancora capito che le polemiche vanno al di là, sono ormai retoriche, e bisognerebbe trasportare, come forse noi facciamo dall'estero, di portare ancora la buona musica e la buona educazione italiana all'estero. Tu hai toccato in 3 minuti di canzone, hai dato la tua vita, hai dato l'opportunità, grazie anche al tuo collega, straordinaria voce, straordinaria canzone. E in questo caso vorrei, visto che hai toccato un tema così molto molto importante e sei riuscita a trasmetterlo, per questo motivo sono voluta essere presente alla prima serata, proprio per ascoltarti e vedere la reazione del pubblico, non solo la vostra canzone. Come stai vivendo il tuo futuro? E mi interesserebbe sapere anche il tuo passato. Grazie. Allora, ho imparato dall'esperienza a non fare progetti, perché ho capito che nel momento in cui faccio progetti il destino si diverte a mescolare le carte per cambiarmeli e succedono delle cose assurde. E quindi non penso tanto al futuro, ma penso a come ho elaborato il passato, no? Perché non è ancora elaborato in maniera corretta al 100%, ci devo lavorare tanto, perché comunque non mi nego che non sono ancora del tutto a posto. Però sicuramente sono contenta di come la vita riservi delle sorprese incredibili, in senso positivo. Perché in quel momento, in quella sera di quel 10 gennaio, sembrava tutto finito lì. Però quando poi ti fai un po' di coraggio e ci credi veramente, possono arrivare le cose più belle. La vita può veramente riservarti delle cose bellissime nonostante in quel momento ti sembri di toccare il fondo. Quindi c'è sempre una speranza, e il senso della nostra canzone portata a Sanremo è proprio questo. Cioè, trasmettere a quelle persone che pensano di aver toccato il fondo che c'è sempre un modo di uscirne. Basta chiedere aiuto, farsi aiutare, non vergognarsene, perché chi si deve vergognare non siamo noi, ma sono loro. Entrambi indossiamo una maschera. Lui per fare show e per idolatrare la violenza. Io per rimediare ai danni della violenza subita. Grazie a tutti. Grazie a te, Marco, grazie a te, grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie di cuore. Grazie.